Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial dedicato a Eredito 2024. Difatti è stata introdotta la nuova versione di Eredito proprio per garantire e implementare quelli che sono i nuovi provvedimenti introdotti dall'Agenzia delle Entrate. Di seguito ho stilato quello che è un riepilogo dei principali aggiornamenti introdotti e qui difatti sul nuovo provvedimento spicca innanzitutto che è stato introdotto quello che è il nuovo controllo di versione 2.1.1 del 23 gennaio 2024. Infatti con questo nuovo provvedimento, con queste nuove disposizioni, tutte le successioni che vengono controllate dalla data del 23 gennaio 2024, se non hanno questo controllo 2.1.1, verranno scartate. E quindi con Eredito 2024 è stato introdotto questo sistema di controllo. Se infatti andiamo ad aprire una successione e andiamo a eseguire il nostro controllo, vedremo che è stato implementato il controllo 2.1.1. Andiamo infatti ad aprire la nostra successione, andiamo sul menu Esporta, File Search, Esporta, ci esportiamo la nostra successione e in fase di controllo avremo un report dove ci indica tutta quella che è la versione utilizzata. Eccola qui, versione 2.1.1 del 23 gennaio 2024. Inoltre andiamo avanti. Con il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023 sono state praticamente aggiornati quelli che sono i saggi degli interessi legali. Quindi dal 1 gennaio 2024 dal 5% al 2,5%. Quindi che è stato adeguato ovviamente di conseguenza a quelle che sono le tabelle dei tassi legali per il calcolo degli interessi per ravvedimento operoso. Questo è un altro aggiornamento introdotto all'interno della nuova versione di Eredito 2024. Inoltre è stato fatto poi un'altra modifica sostanziale all'interno del programma legata al provvedimento del 21 dicembre 2023. Innanzitutto, se andiamo a vedere la nostra pratica di successione, notiamo che all'interno dei quadri non è più presente quello che è la gestione del quadro delle donazioni. Difatti, con questo provvedimento è stato cambiata la gestione delle donazioni, non devono essere più introdotte all'interno delle nuove successioni. Ovviamente non cambia nulla per quanto riguarda le successioni che sono state fatte prima del provvedimento e che quindi Eredito normalmente andrà a gestire, che permetterà quindi anche la visualizzazione del quadro ES. Andiamo avanti. Un'altra modifica sostanziale di questo provvedimento è stata fatta per l'integrazione appunto della residenza estera in casi particolari per quanto legati al decurius. Infatti, se io adesso vado a spuntare questa dicitura, abbiamo qui in evidenza le nuove disposizioni che prevede che il defunto non ha mai avuto una residenza in Italia o la residenza ignota e il defunto è risieduto in parte in Italia e in parte all'estero. Questo era una mancanza che c'era per quanto riguarda la gestione delle pratiche di successioni che col provvedimento di dicembre è stato introdotto. E in più è stata introdotta anche la gestione di nuove tipologie praticamente di gradi di parentela. Infatti, se adesso andiamo nella sezione collaterali, possiamo notare che all'interno dei gradi di parentela sono state aggiunte delle voci, come ad esempio il coniuge di nipote, che prima non era presente nel vecchio provvedimento e adesso è presente. Altre modifiche sostanziali sono state appunto fatte anche sul modello cartaceo, modello 4, dove sono state appunto aggiornate e modificate tutta una serie di voci all'interno del modello. Quindi è stato aggiornato nella versione di Eredito 2024, è stata aggiornata anche quella che è la dichiarazione, il modello di dichiarazione di successione. Ovviamente sono stati aggiornati anche quelli che sono i coefficienti di usufrutto e di nuda proprietà.
Quindi in Eredito abbiamo la possibilità anche dal menu strumenti di vedere quelle che sono, nel menu, scusate, visualizza, sono presenti tutti quei coefficienti di usufrutto e nuda proprietà e quindi aggiornati anch'essi. E nella sezione strumenti ovviamente viene aggiornata periodicamente anche quello che è il database dei comuni a livello nazionale, quindi vengono aggiornati quelli che sono i comuni soppressi, i nuovi comuni introdotti e quindi viene periodicamente aggiornata anche questa fase. Quindi con la nuova versione 2024 siamo completamente in linea con quelle che è il rispetto delle specifiche dell'Agenzia delle Entrate. Un'altra novità introdotta ovviamente col nuovo provvedimento è quella della gestione della Voltura 2.0. Difatti adesso dal menu Home posso esportare anche il formato digitale XML per Voltura 2.0 che una volta generato da Eredito io posso importare come plico nel sistema del desktop del territorio e quindi utilizzare e importare questi dati direttamente in Voltura 2.0 per poter poi presentare quelle che sono le volture provenienti da pratiche di successione.